Allora, siamo in collegamento anche oggi con Marco Bacchetta, che ringraziamo naturalmente di questa sua volontà ogni volta, ogni settimana, di essere presente qui ai microfoni di Radio Rete Edicole. Buongiorno Marco. Io vi ringrazio per questa puntuale trasmissione che sta creando un valore aggiunto da sempre alla no al nostro progetto. Noi in questo momento siamo grati all'impegno anche dei professionisti, in particolare quello di Fabio, e mi sento di dirlo a nome di tutta la struttura, che sta sopportando un peso enorme su questo progetto. Grazie Fabio, a nome di tutti. No, grazie, grazie a te, nel senso che stai dando una mano alle edicole a interpretare nel giusto modo, diciamola così, il tema dell'innovazione. Certo, è un percorso pieno di ostacoli, di difficoltà, di diffidenze. Però insistiamo, noi siamo qui che portiamo avanti il progetto di QR Poste perché crediamo fortemente nell'innovazione delle edicole. Marco, ti lascio la parola perché so che hai qualche notizia e soprattutto qualche approfondimento e delucidazione da dare ai nostri amici edicolanti. Perché l'innovazione, Marco, è così, non si danno mai abbastanza delucidazioni, approfondimenti, bisogna spesso ritornare su temi che magari si danno per scontati, vai. Perfetto. Allora, io volevo entrare in un aspetto operativo. Da 24 ore tutte le edicole che hanno aderito stanno ricevendo la telefonata di cortesia che annuncia l'inizio dell'attività. La comunicazione è stata fatta per quanto riguarda i mandatari e quelli che sono entrati nel gruppo in questo momento stanno in questo momento entrando proprio nella fase operativa. Ora, cosa viene detto in questa comunicazione? Che ricevono una mail dove ci sono riportati tutti i contatti che loro possono utilizzare, tutte le informazioni. Inoltre, i vari tipi di servizi che possono attivare, da prima quello postale che è il fondamentale, più le altre attività che sono a disposizione. Infine, c'è un ultimo passaggio che è quello della spunta mensile. Noi a chi ha già avuto nell'area test il materiale, ovviamente questo materiale deve venire spuntato per dare l'informazione mensile relativa al mese di marzo agli editori. Siamo un po' in ritardo questo mese per motivi pasquali, non abbiamo voluto farlo nei giorni proprio della Pasqua, però chiaramente sono motivi di carattere generale, nel senso che tutti i mesi quasi noi non dovremmo chiederlo, però diciamo che per questo mese ci sta ancora che mandiamo nella mail il modulo da compilare. Benissimo. Allora, Marco, su Roma credo che ci siano novità o comunque elementi da consegnare agli ascoltatori. Sì, allora su Roma abbiamo il fatto di aver attivato finalmente con tanto di completamente attrezzata la struttura della QR Poste distribuzione Hub che è in via della Solfatara a Pomezia. Sì, Noi abbiamo un grosso ne magazzino. avevamo accennato anche un paio di trasmissioni fa, è un hub importante perché serve a distribuire anche al sud. Sì, copre, diciamo, la città più a nord che copre Terni e la città più a sud che copre Lampedusa. Alla fine è un hub capace di coprire quasi 3.700 CAP di avviamento postale a 3.700 caselle, e, di cui solo in questo momento il 30% occupate da edicole che hanno aderito e che coprono anche più CAP, perché per esempio ricordiamo che uno stesso paese può avere 3 o 4 CAP. E per quanto riguarda invece la capacità distributiva, è attrezzato con una flotta tale da poter coprire l'intero territorio del centro-sud. Questa è una struttura che si è resa necessaria alla luce delle difficoltà del trasporto che in questi giorni, in questi mesi, hanno colpito la logistica italiana. Ricordiamo le trasmissioni che sono state fatte anche dalle televisioni nazionali che parlano di queste difficoltà. Per
quindi noi abbiamo voluto renderci indipendenti in modo da essere scevri da difficoltà legate alla distribuzione. Bene, e invece diciamo dal punto di vista delle edicole, che cosa sta accadendo su Roma e Lazio? Le iniziative che state portando avanti anche voi come Radio Rete Edicole e come rete di edicole sul Roma possono essere di esempio per tante zone d'Italia. È chiaro che la creazione di sistemi organizzati consente di pianificare quello che con i privati singoli è ben più difficile da creare. Noi abbiamo creato questa struttura a livello nazionale, ma necessita di supporto da organizzazione locale, altrimenti ogni testa è un mondo a parte, e quindi chiaramente noi preferiamo avere dei supporti di questo genere rispetto a tantissime singole iniziative, che pure però comunque apprezziamo nella volontà personale di fare. È chiaro che è molto più semplice avere un referente unico per un gruppo di strutture piuttosto che non tante strutture da contattare singolarmente. Ti stai riferendo al consorzio della rete delle edicole? Certo, mi sto riferendo a questa bellissima iniziativa che avete creato su Roma e che secondo me è molto valida, perché appunto rispetta anche quelle che sono le indicazioni da parte delle istituzioni, punti di servizio organizzati. Sì, appunto, è una rete organizzata, organizzata in tutti i sensi, nel senso che è innanzitutto un consorzio e poi è collegata da una web radio che farà proprio da ufficiale di collegamento, quindi farà in modo poi di rappresentare questa rete in modo unitario rispetto all'esterno. Ogni punto poi potrà sviluppare tutte le potenzialità che preferisce, ogni punto edicola, quindi essere un punto di informazione municipale piuttosto che di distribuzione. Non so, tu come la vedi, cioè come questo consorzio può entrare in interlocuzione con QR Poste? Beh, innanzitutto questo consorzio ha la peculiarità di essere situato a Roma, che è la capitale italiana, quindi questo è già un punto di partenza importantissimo. Secondariamente questo consorzio è vicino all'idea dell'istituzione, in quanto nasce appunto da un'organizzazione che risiede nella capitale, che per cultura ha quella delle istituzioni. Inoltre nasce non a caso a Roma, dove peraltro a Roma abbiamo ben chiara l'idea di quello che è il futuro delle norme e delle organizzazioni, dei punti servizi. Non a caso le altre città che stanno in questo momento aderendo a dei progetti, diciamo, di organizzazione sono quelle di Milano, Firenze, Modena, cioè tutte grandi città. Non vediamo in questo momento l'iniziativa partita da città piccoline, ma io penso che sarà solo questione di tempo. L'organizzazione la necessità di organizzazione si sente dapprima nelle grandi città e successivamente poi in quelle più piccole, dove la dimensione umana ancora è percorribile. Una rete, un consorzio di edicole organizzate permette di arrivare proprio nella specificità dei territori. Quindi, Marco, raccogliendo bisogni che non possono essere generalizzati, ma devono essere individualizzati. Ecco, QR Poste è pronta a vestire individualmente ogni bisogno, oppure deve ancora, perché chiaramente è un grande sistema logistico di trasporto, quindi ragiona con i grandi numeri, si può tentare di arrivare ai bisogni singoli? Per esempio a Milano il concetto è quello dell'edicola come portierato di quartiere, ma portierato di quartiere vuol dire appunto che poi bisogna essere in grado di gestire i bisogni individuali, e questo chiaramente non è facile in un contesto metropolitano. Certo, noi siamo flessibili in quanto la struttura è giovane, quindi essendo la struttura giovane può ancora essere
adeguata alle quelle che sono le peculiarità del territorio. Chiaramente noi abbiamo ben chiare quelle che sono le richieste che ci giungono dai vari territori, che sono nettamente differenti, questo bisogna proprio dirlo. Passiamo da dei territori dove il turismo la fa da padrona, come dai punti di servizio, come dicevi tu giustamente, per Milano, quanto alla necessità di rete di struttura di Roma, che poi si traduce poi oltretutto in un punto di servizio con il discorso dei municipi. Io penso che proprio questa differenza sul territorio e la capacità della rete che stiamo creando di adeguarsi al territorio, perché ripeto non sono necessità delle strutture, ma sono le necessità del territorio che adeguano in questo modo le strutture, sia il nostro valore aggiunto, dico nostro come tutta la struttura, dalle espressioni locali alle espressioni nazionali, e noi dobbiamo portare avanti questa volontà di adeguare la rete a quella che sarà nel prossimo futuro una struttura nazionale che avrà come punti, chiamiamoli tra virgolette ministeri in linguaggio istituzionale, dei ministeri nelle principali città, quindi l'esempio che da Roma potrà essere un esempio per tutte quelle che sono le strutture di tipo analogo che si possono creare in Italia, come allo stesso modo l'esempio che darà Milano con il portierato potrà essere di riferimento per zone che sono assimilabili a questa struttura. Bene, allora Marco, se non hai nient'altro da aggiungere, io chiuderei qui questo appuntamento di mercoledì e ti ringrazio naturalmente di aver Grazie a tutti voi, complimenti per la trasmissione, grazie a tutti voi e a mercoledì prossimo. Buona settimana. Grazie anche a voi. In my head.